Giacomo, capitolo 1, versetti 4 e 5. E la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Se poi qualcuno manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente. In un tale periodo di forzata restrizione casalinga e di ridotta possibilità di evasione, sentire la mancanza di persone care, di contesti, luoghi e comportamenti abituali è un sentimento comune. La benedetta presenza del Signore può certamente consolare e supplire ogni mancanza. Tuttavia, è questo un tempo prezioso per riparare a profonde carenze della nostra vita cristiana che non ci permettono di essere appieno raggiunti dal tocco divino e ricolmati dallo Spirito Santo. Perciò la parola di Dio sposta l'attenzione primaria su quello che risulta insufficiente o del tutto assente dentro di noi, segnando una fede non finta né vana, ma che può risentire di trascurati squilibri interiori. Dove ci stiamo scoprendo più mancanti e con meno alibi? Manchiamo nella perseveranza e nella forza di volontà? Tante volte i pensieri benefici che Dio medita per noi sono ritardati o perfino interrotti dalla nostra incostanza. Manchiamo di discernimento e di saggezza? La prova che stiamo passando non mira a privarci di qualcosa. Gesù vuole arricchirci di virtù necessarie alla crescita spirituale. Manchiamo nella sobrietà e nella temperanza? O di che altro e in che misura? Centrare la diagnosi non è facile e ancor meno il rimedio, ma possiamo lavorarci su. Se c'è una cosa che adesso non ci manca, è proprio il tempo. Soprattutto abbiamo il Redentore che ci conosce e che ha cura di noi. L'affermazione di Giacomo risuona come un eco alla testimonianza che il giovane re Davide ha reso alla generosità divina, cantando: «Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca». Le religioni umane mostrano quello che le persone devono fare per essere compiuti, per raggiungere una volta per tutte la perfezione interiore. La rivelazione biblica, invece, chiama a lasciare agire il Signore nell'anima, giorno dopo giorno, senza riserve, anche quando pare che Egli tolga piuttosto che donarci qualcosa. In Cristo, soltanto in Lui, abbiamo tutto pienamente, sempre. Sì, possiamo lasciarci lavorare con piena fiducia dal Signore. Qualunque sia lo strumento che userà, abbiamo speranza che alla fine di questa settimana trascorsa nell'officina di Dio, Egli potrà guardare compiaciuto il risultato dell'opera sua e vederlo molto buono. Sì, perché avrà trasformato gli aspetti più deboli del nostro carattere in punti di forza, le lacune in eccellenze per la sua gloria.